Dietro di me la sagoma più bella, la sagoma di San Siro. Il nostro stadio farà 48 ore e sarà un pullulare, un emozionante pullulare di bandiere rossonere, tutti per questo match incredibilmente importante per la classifica del Milan e del Napoli. Arbitro signor Massa. Prima però di parlare di formazione, e io già ho delle indicazioni, direi che ho già il 10/11 della formazione. Guardate che video ho girato, ve lo mostro, un bellissimo video. Sono andato oggi al Museo Milan, Alessandro Sansica e Emanuele Pagliaro mi hanno accolto al Museo Milan e mi hanno portato a vedere un meraviglioso cameo, una bellissima emozionante immagine. Sentite questo servizio, sentite, seguitelo. Sono al Museo Milan, di fianco a me Emanuela Pagliaro, eccola qui, con Alessandro Sansica, tutti i responsabili dell'ufficio stampa. Sono venuto a vedere una maglia che dopo vi mostrerò. Questa non è soltanto una maglia. Alessandro, raccontaci la storia della maglia che poi andremo a inquadrare. Sì, faccio un piccolo riassunto, ma un noto fotografo di guerra danese, si chiama Jan Grant, era per lavoro in Sud Sudan, queste sono proprio le sue foto, queste qui in basso sotto la televisione, e ha visto questo bambino giocare con la maglietta che vedi qui in teca, maglietta molto rovinata, tutta cucita, che lui a quanto pare si faceva aiutare dalla madre, da un pescatore locale, e ha avuto un po' l'idea, lui tra l'altro è un tifoso del Milan, ha detto scambiamo la maglia, io prendo questa tua maglietta rovinata e ti faccio avere una maglietta nuova del Milan. L'ha scambiata, si è messo in poche parole, è riuscito a mettersi in contatto con il club ha accettato questa bellissima donazione della maglia e ha fatto una donazione supportando UNICEF nel loro lavoro nel Sud Sudan, quindi sicuramente un bellissimo modo per celebrare il 122esimo anniversario del Milan. Ed ecco quindi vi ho mostrato questa maglia meravigliosa di un piccolo bambino sudanese che giocava con la maglia del Milan. Adesso il Milan gli farà pervenire una maglia più bella, più nuova, più sarà per lui un regalo meraviglioso. E ci tenevo perché arrivare fino in fondo al Museo Milan per vedere quella maglia di un ragazzo che gioca con la maglia del Milan è bellissimo. Quando si va all'estero si vedono, non c'è l'abitudine da noi girare per Milano, girare con la maglia della propria squadra, non capita spesso, all'estero invece capita moltissimo. E quindi quando vado all'estero e vedo magari gente che passa con la maglia del Milan è sicuramente un'emozione fortissima, perché signori, il Milan è il Milan, il Milan è il nostro compagno della vita che ha appena festeggiato 122 anni ed è il nostro, diciamo così, il nostro punto di riferimento sportivo ovviamente, ma anche umano, perché il Milan è quello che, ripeto, ci ha fatto vivere delle emozioni negative e positive, ma sono sempre emozioni e col Milan siamo fortunati perché sono più le positive. Andiamo a parlare della formazione che affronterà il Napoli. C'è un dubbio, ma è anche un dubbio anche strategico e anche un dubbio filosofico. Perché? Detto di Maignan, vi dico già che è molto favorito Florenzi su Kalulu. Florenzi sta crescendo e dovrebbe essere un giocatore che con la crescita porterà anche qualità, porterà anche cross ne ha effettuati, non ha avuto dei grandi voti, ma due o tre cross che ha effettuato a Udine, vi assicuro, erano dei cross deliziosi, ma nessuno in quel momento era in area per colpire perché Ibra era già più lontano. Con Tomori, Romagnoli e Teo Hernandez non si discute. Con Kessié e Tonali non si discute, e circa la scelta dell'allenatore Pioli. Andiamola davanti, Messias c'è e sono molto contento, ma in questo momento Pioli non lo vede come numero 10. Per Pioli Messias è un giocatore di fascia destra e sarà lì in fascia destra a giocare Messias.
là davanti Zlatan Ibrahimovic. Ho appena avuto i suoi libri, vi mostro, guardatelo, sono qua vicino alla macchina, lo regalerò, ecco, e qui c'è la sua firma, la firma di Zlatan Ibrahimovic, lo regalerò a Natale, il libro Adrenalina, che mi divorerò anch'io, e sarà lui, speriamo che ci regali tanta adrenalina nel match contro il Napoli, Zlatan Ibrahimovic. Se lui ormai si muove su tutto il fronte dell'attacco, palleggia, costruisce, si muove, tocchi di prima, sempre uno spettacolo, signori. Ma ci sarà Giroud, perché come vi ho anticipato ieri, oggi si è allenato, finalmente abbiamo anche l'alternativa, e che Dio ce lo consigli, Dio del calcio ovviamente, ce lo conservi a lungo. Il dio del calcio e San Siro ce lo conservino a lungo, lui Oliviero, lo Sparviero, per poter essere un'alternativa valida. Poi ci sarà l'arrivo di Rebic, di Leao, e come continuo a dire, stando bene questi quattro, sinceramente non vedo la necessità ora di comprare giocatori importanti là davanti. Ma ecco, Selemaker dovrebbe esserci a sinistra. La scelta filosofica, la scelta strategica, la scelta importante è capire chi tra Krunic e Diaz. Krunic sono due filosofie diverse, sono due giocatori diversi, l'imprevedibilità, la classe, lo stile, la conclusione di Diaz porterebbe un Milan con più fantasia là davanti. Con Krunic invece, Krunic, ago e filo, Krunic rappresenta la solidità, la cura del centrocampo, quindi un giocatore ben differente, e cambia tutto se uno o l'altro giocatore. Ma questo è il vero grande dubbio alla vigilia di Milan Napoli, un dubbio, ripeto, che esula dal giocatore ma farà comprendere quali saranno la filosofia e la strategia di Pioli, che domani terrà la conferenza stampa alle ore 14 dopo l'allenamento della mattina, mentre qui la temperatura si sta includendo e vedete la nebbia che Milano da tanto tempo non vede così fitta, ma adesso sta calando qui a Milano. Quindi questa la situazione per quello che riguarda la formazione, e quindi vi do già delle notizie ben precise riguardo al Milan. Non ci sono notizie per quello che riguarda il famoso giocatore di difesa, che sarà l'acquisto del Milan, mentre sarà poi da valutare cosa succederà per quello che riguarda la Coppa d'Africa, ma c'è la ferma intenzione dell'organizzazione africana di giocare la Coppa d'Africa. Noi, per rispetto ai tifosi africani, non voglio cadere nell'egoismo, speriamo che non giochino, perché così ci sono i giocatori del Milan. Per, ripeto, rispetto verso i tifosi africani che vorrebbero ci fosse la manifestazione, e magari anche i giocatori del Milan, e non solo del Milan, gli africani di tutta Europa vorrebbero andare a giocare la loro Coppa d'Africa. Quindi vedremo, certamente non andassero che si Benasser, per il Milan sarebbe un beneficio, però il Milan sa già e provvederà a mettere dei giocatori in campo sperando nella crescita di Bakayoko. Ma adesso la sigla con le vostre opinioni. E dunque, vediamo, se ci riferiamo al mio video di questa mattina, il video che diceva mi tengo stretto Pioli. Fulvio, per esempio, Fulvio mi dice sì, io ricordo come il periodo nel quale è arrivato Pioli, che Milan avevamo, e beh, adesso è un Milan diverso e grandi meriti vanno certamente a Stefano Pioli. Lui è d'accordo con me, se lo vuole tenere stretto, stretto. Invece Nocella, l'amico Nocella, mi dice, è d'accordo anche lui con me, ma non vado a leggere solo, li ho letti i primi,
e mi dice: Rebic è un giocatore fondamentale per il Milan, per come sa inserirsi. Insomma, signori, io, come tanti tifosi del Milan, quando ho avuto la notizia che ieri sta correndo fuori Rebic, e sono stato molto felice, felice, felice. Non vedo l'ora che rientri il nostro sacro fuoco. Daniele Renzi, ecco, non è qualche tifoso, critica Stefano Pioli perché dovrebbe cambiare modulo. Basta col 4-2-3-1. Io continuo a insistere e vi faccio riflettere su questa cosa. Il 4-2-3-1 di Pioli è un 4-2-3-1 sulla carta, ma con Selemaker e Krunic magari domani, con Selemaker eventualmente con Diaz, è un 4-2-3-1 molto, molto, molto flessibile, è un 4-2-3-1 solamente in partenza, ma poi il Milan, quando attaccano gli altri, Selemaker lavora su tutto il fronte dell'attacco. Indelicato, mi parla anche lui, non è molto d'accordo sul fatto che si continui con lo stesso modulo, e su questo punto prendo atto che i tifosi del Milan vorrebbero un po' delle modifiche. Poi vediamo, c'è altri tifosi, per esempio, tornano ancora sul problema degli infortuni e dicono: Pioli è l'allenatore, è lui il responsabile, e quindi è lui che deve provvedere a questa situazione. Domani c'è la conferenza stampa, andremo a chiedere qualcosa. C'è da dire che il discorso infortunati ormai è un discorso che ricorre sempre, però è anche il discorso dove tutti sono più sensibili, perché è insopportabile che il Milan non possa giocare con i suoi giocatori. Anche nel mese di gennaio sarà importante, perché il Milan, ho visto, giocherà il 16 o la settimana dopo contro il Genoa per la Coppa Italia. Dovesse vincere, gioca ancora con la Lazio. Poi ci saranno le semifinali, per fortuna sono più avanti. E ricordiamo che nel tabellone del Milan, con il Genoa, la Lazio e chi vince delle tre, sotto favorita è l'Inter, e quindi potrebbe essere un'altra semifinale di fuoco andata e ritorno contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, che giocano questa sera contro la Salernitana, e capiremo se il vantaggio è rimasto uguale, se il vantaggio è salito di un punto o se il vantaggio è salito di 4 punti. Dipende dal risultato prima della partita. Di solito non si è sicuri, ci sono molti che sono sicuri sull'Inter quanto arrivi alla fine del girone di andata. Bisogna giocare dopo le due partite, capiremo il punteggio del Milan e il punteggio dell'Inter. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti da San Siro.